Sergio degli Acquerelli, la passione per il disegno e i colori, l'amore per la musica, incontro con un giovane fumettista palermitano, dagli esordi alle pubblicazioni più prestigiose. Racconta di aver dimenticato da quando disegna. Sergio Algozzino, 34 anni, palermitano, è un fumettista apprezzato in Italia ma anche all'estero, in Francia, ad esempio, dove hanno pubblicato diversi suoi lavori. Ci accoglie nella sua casa studio, circondato da oltre 1 migliaio di pubblicazioni. Gli altri 15.000 volumi di fumetti li ha lasciati a casa dei genitori, a fargli compagnia la fedele gatta Kyoko, dal nome della protagonista, neanche a dirlo, di un famoso fumetto giapponese. La professione fumettista comporta un paio di lavori diversi. Si lavora per le case editrici e si fanno personaggi altrui, si lavora a serie già esistenti, come delle cose che ho fatto, come Geronimo Stilton, Monster Allergy, lavorare per la Disney, per la Panini, anche per altre case editrici internazionali. Quando invece si comincia a fare delle cose proprie, allora si comincia a parlare magari di personaggi che non si conoscono così tanto, però la gratificazione massima effettivamente arriva quando si comincia a pubblicare un proprio libro scritto e disegnato. Le mie opere sono, si usa adesso questo termine che è fumetto d'autore, graphic novel. A me piace scrivere delle storie più che basate su incredibili avventure, su quelli che sono invece i personaggi, sulle dinamiche interiori dei personaggi, sulle evoluzioni dei personaggi. Tra le ultime opere che ho pubblicato c'è questo omaggio a Fabrizio De André che si chiama Ballata per Fabrizio De André, ed è un lavoro non dedicato a Fabrizio in senso biografico. Ho costruito un libro intorno a quelli che sono i personaggi delle sue canzoni, che si incontrano e in qualche modo parlano di lui. La Francia è un paese che mi ha adottato già da un po' di anni. Ho cominciato a pubblicare con loro, con altre produzioni come Monster Allergy. Poi ho fatto un libro mio che si chiama Pioggia d'estate, che è stato pubblicato per la prima volta in Francia ed è una vera e propria, loro la chiamano autofiction, quindi è un libro ispirato a fatti della mia vita, però non è un'autobiografia. E poi sono arrivato, ad esempio, questo è un libro molto carino, si chiama Epictet, scritto da Guillaume Bianco, ed è un libro particolare, già si vede anche dal formato, dove il protagonista, che è appunto Epictet, vive all'interno della striscia e deve uscire fuori dalle vignette. Fare il fumettista a Palermo in realtà è più semplice di quello che si pensi, grazie a quello che poi sono stati ormai da tantissimi anni a questa parte, la comodità di poter mandare delle email, di poter contattare degli editori direttamente da casa, comporta che si può tranquillamente fare questa professione a Palermo, spostandosi per quelli che poi sono degli incontri, delle possibilità di lavoro, dove c'è comunque bisogno di vedersi faccia a faccia, ma non c'è assolutamente nessun problema nello stare in città. Io amo stare a Palermo e ci rimango proprio perché mi piace. Per disegnare fumetti si usa una matita, si usano dei pennarelli, degli inchiostri, eventualmente degli acquarelli per colorare. Se si sta disegnando una storia, si parte poi da quello che è uno storyboard, quindi un'idea abbozzata di quelle che sono le inquadrature che verranno usate nel fumetto. L'acquarello è una fase che può arrivare alla fine, la colorazione nel mondo del fumetto avviene ormai molto spesso anche digitalmente, mi occupo anche di quello, ad esempio, come altro lavoro parallelo, però per quanto riguarda le opere mie preferisco acquarellarle direttamente a mano, perché insomma si mantiene un rapporto diverso con l'opera e soprattutto in realtà, anche se non sembra, ci si sbriga anche molto prima. Ti penserò ovunque tu sarai, sei mio. La musica, per quanto mi riguarda, è una componente fondamentale della mia vita. Sono anche mi chiamo un musicante. Cerco sempre di far rientrare questo argomento in quello che poi disegno, come anche il nuovo libro su cui sto lavorando, che in qualche modo parla dei Beatles.
Petra Magoni e Ferruccio Spinetti con questo loro fantastico progetto che è Musica Nuda. Dato che ci conoscevamo, insomma, se ne chiacchierava si chiacchierava da un po' di tempo per poter collaborare insieme. Intanto abbiamo fatto la copertina del loro nuovo album che ho realizzato appositamente per loro. Diciamo, sono un musicante, uno dei miei strumenti preferiti è l'ukulele, che è questo fantastico strumento hawaiano con cui ho tormentato per un anno intero su una canzone al giorno su YouTube i miei amici e vari utenti. It's time we have a call, it almost break my heart. 'Cause I am so afraid that we'll have to part. Each night I ask the stars up above, why must there be a dim name?